Si sono svolti nel pomeriggio nella chiesa di Sant'Egidio al Tramontone i funerali di Sergio Buso, ex calciatore e allenatore del Taranto. Si è spento il giorno della vigilia di Natale dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Aveva 61 anni. A Taranto giocò per due stagioni, dal 77 all'80, intervallate dalla parentesi di Teramo. Esordì con i colori rosso-blu il 25 settembre 1977 nella partita Taranto-Rimini che finì 1-1. Col Taranto ha giocato 31 partite, l'ultima da portiere l'8 giugno 1980. Buso ha indossato anche le maglie di Cagliari, Novara, Pisa, Mantova e Lucchese prima di ritirarsi nel 1987. Nello stesso anno cominciò la carriera di allenatore. Lucchese, Taranto, Modena, Trento, Foggia, le prime squadre in cui ha operato. È stato allenatore del Taranto per 18 partite dal luglio del 2000 al gennaio 2001. Con Roberto Donadoni, presente ai funerali, è stato a Napoli nel 2009 fino all'esonero dell'ex CT. Per lui ha continuato a lavorare tutta l'estate nonostante la malattia. Nell'ultimo mese le sue condizioni si erano aggravate. Tanti personaggi di spicco del panorama calcistico nazionale hanno voluto stringersi attorno alla famiglia di Sergio Buso, la moglie e le due figlie, una delle quali, Silvia, è legata sentimentalmente al vice sindaco Gianni Cataldino. Al nostro microfono il ricordo dello storico allenatore Enzo Olivieri, amico fraterno di Sergio Buso, e del sindaco Ezio Stefano. Io lo ricordo come un fratello. Maggiore e minore, tutte e due, è stato per me. Tanti ricordi, una vita insieme di gioie, di vittorie, di sconfitte, di vita in comune. È una persona seria, uno sportivo preparato, serio, che si è nutrito dello sport. Anche negli ultimi giorni, quando era malato, parlando di sport, quando seguiva lo sport, si illuminava e si emozionava. Un bel esempio di passione, di dedizione, di uno sport vero e concreto.